Oddio! Oddio, indemoniata! R6 2006, la 600 al tempo più estrema, compatta, aggressiva e con dei numeri da far girare la testa. 133 cavalli con airbox in pressione, 66 Nm di coppia e questo limitatore ai 17.800 giri, quasi 18.000, che sono tantissimi. Nuovi pistoni forgiati, le valvole in titanio e tanta elettronica. Hai il nuovo Yamaha Chip Control e Throttle, che è una sorta di acceleratore elettronico che lavora in simbiosi con la valvola X-Up, tre processori matematici e così quando tu vai ad aprire il gas, lei riceve un impulso e a seconda della temperatura, della marcia in cui sei e quindi del regime e in base ad altri 1000 parametri, apre le valvole, regola anche quella dello scarico e manda la giusta quantità di benzina agli iniettori. E al tempo era una tecnologia non indifferente. E poi abbiamo il cambio a rapporti ravvicinati, la frizione antisaltellamento, questo telaio discendente direttamente dall'M1 chiamato Straight Frame. Sono 161 kg di moto, tanto puntata sul davanti, quindi esattamente come piace a me. Spero quindi di trovarmi bene nella guida. Tutto questo bel gioiellino era disponibile al tempo per 11.190 euro, che diciamoci la sincera verità, so tanti 1600, però sono rimasto esterrefatto e colpito perché dentro la centralina ha già tantissime cose aggiuntive che vanno soltanto sbloccate e Matteo, il ragazzo che ci darà oggi la moto, le ha sbloccate. Eccoci, siamo qui con buongiorno, Matteo, buongiorno, il proprietario dell'R6. Qui c'è stata una marea da parlare perché so che Matteo tramite e-moto hanno fatto un sacco di lavoretti. Partendo a livello ciclistico abbiamo le forcelle che sembrano originali ma non sono. Abbiamo tutta l'idraulica matrix, come anche il monodietro. È già qui. E già stiamo messi sì, abbastanza okay. Bene. Pegno a disco della Breaking, carico completo STC Project, pedane arretrate della Litec. E poi so di tante funzioni che sono state sbloccate in centralina. A livello dei motori abbiamo sbloccato tante funzioni race. Partendo dal launch control, pit limiter e soprattutto abbiamo mappato a banco e ha dato un buon risultato. Launch control, pit limiter, che c'ha anche il cambio elettronico. Cambio elettronico in salita e... Quindi c'è il cambio elettronico in salita e scalata, quindi abbiamo anche il blipper. Tutte queste cose, non è che dici sono moduli aggiuntivi, stanno già tutte in centralina, cioè moto del 2006 che ha tutte queste cose in centralina, vanno soltanto sbloccate. Assurdo, assurdo, a me quando mi hanno detto non ci credevo. Sto a fare benedizione. Madonna. Sperando che questa non la faccia. Saliamo in sella. Questo tastino magico qua. Ovviamente tu quando lo accendi, sì? Al minimo schiacci questo qua, sì? si scalda da sola, come visto là da Roberto. Ok, fa warm up. Lancio controllo, basta mettere la prima, gas a cannone e rilasci la frizione. Non devi attivare niente? No, no, metti la prima. Passa, ferma 10.000 giri. Me cago così io. Cioè, di solito sull'altra moto devi attivarlo, devi mettere là. Basta metti la prima. Infatti, l'unica cosa brutta, tra virgolette, e bella è che pure da folle il limitatore arriva a 10.000 per non farla, diciamo, sbiellare. Come cammina, che fa, che ne so, due orari, che se sblocca vede che sta camminando, il limitatore fino a 18.000 arriva. Quindi, se ti fa sound, roba così, devi camminare un pochetto. Oddio! Oddio, indemoniata! E per farla smettere, premo il bottone. Oddio, sta cosa è fighissima! Figo. Anche quando scarico la frizione, lei in modo autonomo aumenta un pochettino i giri per facilitare la scalata. Figata! È piccolissima, leggerissima, mi sembra un giocattolino. Una goduria alla forcella che non ti fa sentire per niente le buche. Il mono già un po' di più, è settato un pochino più duretto. La sella è dura, devo dire, un bel po' dura, però è larga, ci stai comodo. Mentre invece, cosa che già mi comincia a dar fastidio, sono i polsi, cioè è un sacco caricata sul davanti. R6 è famosa per non essere tra le 600 più comode. Ricordiamoci che è una moto che predilige, è studiata per la pista e ce lo confermano anche i tedi del motore, perché gira veramente in alto. Guarda lui che bello che sta a fare. Guardalo, guardalo. Grandissimo. Infatti un'altra particolarità dell'R6 è che se noi andiamo a dare gas sotto i 6.000 giri, lei è praticamente un agnellino, va poco, è pecca di motore. Se invece andiamo a dare gas sopra i 7.500, diventa una vera bestia indemoniata.
Mamma mia, sta cosa che tu vai a scalare e lei automaticamente dal colpettino di gas, io a me sta cosa mi fa impazzire, mi diverto. Cioè io voglio vedere adesso nel pezzo guidato, porca miseria che bello! Sembra che la guidi da anni, una sensazione fantastica, certo non è proprio il range dei giri dove io sono abituato a stare, però secondo me mi diverto come un ragazzino. E poi soprattutto sapete che cosa voglio sentire per bene? Il blipper che in scalata tira delle mine assurde e quindi guidare senza frizione. Via, voglio provare, proviamo, andiamo! Che moto! È mostruosa, è tutto, potente, divertente, maneggevole, agile, tutto, una vera rivelazione, mi sono innamorato, se non fosse che mi stanno a fare un male cane, spalle e polsi, quella è l'unica nota negativa. Ma per il resto alla grande, le sospensioni senti che funzionano, il mono così come è settato, mi piace un casino, perfetto, bello duretto, ti sostiene, la forcella ammorbida al giusto quel tanto che basta per farti avere feeling, ma poi una volta che la butti dentro lei rimane lì, non si muove di pezzo, e soprattutto la cosa che mi piace di più è la percorrenza. Freno posteriore funziona bene, freno anteriore mi ha stupito, frena benissimo. Questa è l'escursione per iniziare a frenare. Ora vorrei utilizzare il launch control, quello che sta già in centralina, ma è stato sbloccato, per vedere come si la cava. Non ha funzionato granché. Oh, cosa è successo? Qui bisogna... aspetta che zoomolo perché bisogna parlare zoomati qui. Il launch control che io utilizzo, ho utilizzato anche su moto moderne, R1 e vabbè via dicendo. Come funziona? Tu dai tutto gas, lasci la frizione di botto e automaticamente la centralina gestisce i giri motori e tu devi soltanto mettere seconda, terza e fai la partenza perfetta. Ora, con questa... no. Matteo invece mi ha spiegato che il launch control che sta sull'R6, che è già in centralina e va soltanto sbloccato, funziona in maniera leggermente differente, cioè tu dai sempre tutto gas, lui si blocca a 10.000 giri, lasci la frizione gradualmente e lei gestisce il giusto numero di giri. Ecco il motivo per cui me la stavo pentando il cappello. Per fortuna che non ci fidiamo troppo di questa tecnologia e avevo il piede sul freno posteriore, in modo che quando ho sentito che si stava alzando, ho dato una bella pestata e la moto è tornata giù. Queste piccole differenze, questi piccoli particolari che farebbe un sacco comodo saperle prima di fare il test ride e lanciarsi per aria. Sì. Ok, riproviamo. Stavolta però faccio io, Meglio, le marce non finiscono mai. Cioè, ho guardato un attimo una cambiata, mi sembrava di sta con i giri, ho detto, mo i pistoni escono fuori, saltano, mi pare che stavo intorno ai 16.000, 16.500, una cosa del genere, può essere che mi sbaglio, che cavolo, infinita! Sente che sotto è un po' morta e ci mette un po' a salire, ma ha superato i 7-8.000 giri, ragazzi, come spinge! Se avete intenzione di farvi questa moto e uscite con i vostri amici la domenica, guarda quello che sta andando a Salgatrail, che sta a fa... cioè, se ne è accorto all'ultimo. Quando vi diranno, dai, che facciamo, prendiamo l'autostrada? No! Assolutamente no! Perché vi sfonda le spalle, vi sfonda i polsi. Ovviamente questo lo dico mettendolo a paragone con altre 600, perché la mia è più scomoda di questa. Anche le gambe stanno belle scomode, rannicchiate. Poi vabbè, Matteo ci ha messo l'aggravante mettendo le pedane della Litec, ma so che anche in configurazione originale non è il massimo della comodità. Alle gambe un po' di protezione dall'aria ci viene offerta dalla carenatura, mentre invece per quanto riguarda il busto, no. Anche se abbiamo questo cupolino doppia bombatura, ma ce la prendiamo tutta. Andate dolenti, il calore, e lo avverto anche adesso che stiamo viaggiando intorno ai 70 km/h, verso l'interno coscia, soprattutto dalla parte destra. Quindi mi viene da pensare che in mezzo al traffico, scotticchia parecchio. Pronti per vedere questa R6 2006 come se la cava alle alte velocità. Mamma mia! Quindi tu mi stai a dire che adesso che sei riscaldata per bene... No!
Beh, veramente stabile, non sembra che stai andando ad alta velocità. Siamo partiti un po' bassi di giri, per cui ci ha messo un bel po' a salire. Infatti sembrava che la marcia non finiva mai. E anche se durante il rettilineo ci sono due o tre dossetti dove alcune moto si scompongono un pochino, lei, bella, stabile, non si muove. Test del sound, qui già so che mi diverto. Già così che è limitato a 10.000 giri fa un bordello assurdo, ma io voglio osare. Siccome io voglio farvela sentire anche sopra i 10.000 giri, sapete che cosa facciamo? Come ha detto Matteo, ci mettiamo un pochettino in movimento e così automaticamente si toglie il limitatore. Ok, sto test del sound è stato un po' particolare e anche un pochino difficoltoso, però ce l'abbiamo fatta. Giovani, il test termina qui, ragazzi, ma che gioiellina abbiamo provato oggi. Sono sicuro che con questa in pista, per esempio a valle o in pista del genere, ci diverti molto di più che con la mia, perché è tutto più semplice, è tutto più facile, è tutto più divertente, fatichi molto di meno. Mi ha colpito un sacco, mi è piaciuto un sacco, come spero a voi sia piaciuto il video. Vi ricordo il like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Un'ultima scalata col blipper, perché poi senti fa... Woo!